Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un altro episodio di Pokémon Mara o Merda. So già cosa state pensando, ma perché è qui a Post-It Town? Beh, il problema è che l'altro episodio, che doveva essere il terzo, non l'ha registrato perché ha fatto un casino e non, sì, non l'ha registrato. Ma ora, sì, ora ho trovato il modo di essere più sicuro con la registrazione. Questa gente è stata derubata, c'è sicuramente lo zampino dei ribelli animalisti. Interessante, dovevo andare qua, questo qua l'ho già battuto. Ah già! Ho Mr. Hankey, sin da qui, e ho trovato anche uno Spyro, che, cioè, tipo drago volante è stra OP, io fuoco il cazzo, me lo tengo. Ah, questa qua non l'ho battuta, è vero. Mi piacciono sempre piaciuti, ok. Cosa ho detto? Me lo ripetete? Ok. Ah, il turno di Peugeot. Dai, non è un problema per Mr. Hankey. Dovrei shottarlo. E infatti, Mr. Hankey è One Punch Man. Ah, solo adesso ho capito che Mr. Hankey è tratto da South Park. Solo adesso ci sono arrivato. Odish, Silco, il soffritto lì è andato. Ora c'è Bellsprout. Questo. Ah, sì, quello di Plant vs. Zombie, non me lo ricordavo. Ha già battuto. Non è stato difficile. Dai. Ok. E vediamo cosa si dice. Ah, l'arnese non è nelle condizioni migliori. Ma che cavolo. Sì, vabbè, a parte che va in prigione carabinieri. Questo qui con il numero 3 sarà duro per te, magari. Oh, perché? Sand di Sand Clan. Vabbè, Sand. Ok, ho capito, ho capito. Dico azione. Eh sì, azione, sa minchia. Proviamo con Bracere. Bracere quando li tolgo. Beh, dai. Ho tolto tantino, ma tanto non durerà Sandclan, infatti è morto subito. Nuzreat. Voglio vedere la sua evoluzione di Nuzreat. Vediamo, sfuriate. No, questo non è collegato a nessun niente. Ho Long scottato, che peccato per lui. Graffio non mi ha tolto nulla. Oh, finiti. Mi hai steso. Vediamo cosa ci dice. È stato duro, caro mio, non l'è più da parecchio tempo. Perché, dai. Adesso è il turno di Spyro. Vediamo, vedrete com'è OP. Sono numero 4, ce la fai? Cazzo, ma quando ero giovane non mi si fidava nessuno. E ora tutte da me vengono? Funziona così la vita. Ah, coltellino svizzero, ma perché? Perché hanno messo il coltellino svizzero? Sì, nell'immagine era meglio Spyro. Adesso cos'è, una cacca volante incornata che. Vedete quando avete a togliere l'incornata. Credo sia di tipo. Che tipo è il coltellino svizzero? Tipo formaggio. Cos'è? Double check. Cavolo, questo è fortissimo! Il visualizzato. Cavolo, questo è forte. Devo finirlo. Ho salvato la vita di milioni di persone. Acce, ho perso. Ho letto wow. Ho fatto del mio meglio, non ho rimpianti. Finché non arrivano i caramba a casa tua va bene tutto. Quando arrivano sai che è sbagliato. Come numero 5, sti cazzi. Sti cazzi, dai. Vediamo un po' com'è preso questo qua. È il turno di Neffa, giusto, Neffa, l'avevo trovato. Però non ve l'ho fatto vedere perché si è incantata la registrazione e basta. Neffa è andato. Già? Ammazza, era una pippa sto qua. Dai, sin da qui, fa vedere di cosa sei fatto, oltre che da schifezze, perché non si evolve sta merdata. Ciao, io sono qui per caso, in realtà dovevo partecipare allo sciopero sul Monte Lucio, ma mi sono perso, sono un rivoluzionario. Non mi servono soldi, mi basta la libertà, prendili tu. Ricevi i soldi da. Ok, i miei ideali sono l'abolizione della proprietà privata, ma soprattutto la libertà di espressione, giusto? Ma veramente io non penso che l'abolizione della proprietà privata, bastardo. Non puoi discutere questi qua. Rivoluzario. Ah, vabbè. Gloom. Ah, Gloom che è in fattanza qua, come vedete. Come ben vedete. Bracere dovrebbe fotterlo. Ah, cavolo. E anche velo in polvere, male. Ah, beh, tanto scarso. Usiamo antidoto che deve durarmi per tutta la partita sin da qui, quindi devo tenerlo in salute. E vedete che Gloom va giù,
Ok, ma meraviglia. Po' di Zubat. Ah, questo qua è il po' di Zubat. Ruota fuoco. Minchia? È OP il ruota fuoco. Che raga stoffa. Grazie. Anarchia unica via. Anarchia unica via. Non fa ridere. Di qua c'è, oltre a odio, ah, vuoi un po' d'erba? Siamo circondati dall'erba. Franco campeggista, sin da qui. Ce l'avevo anch'io, però è più forte. Visto? Questa vi, questo, questo è solo necessario a dire che è vivo, ma in realtà apparentemente è morto. Ora siamo, ora l'autopsia dice che è morto. Un altro Nazareth. Complimenti a chi ha inciso, a chi l'ha inciso così bene. Perché proprio i dettagli. Dopo quattro colpi comincia a sentirli, ma dai, ma sei una merda, Spyro. Avete visto com'è morto? Azione. Eccolo lì. Ma sì, dai, lascio Mister Enki tanto. Oh, torno adesso dal Monte Lucio. Sono stato assalito da un'orda di Zubat. Capito. Nachos. Ah, di che tipo sarà Nachos? Abbastanza resistente. Ma non resisterà a due incornate. Bulbasaur. Questa volta ci sta Mister Enki perché deve essere bilanciata la cosa. Vediamo Bulbasaur. Ah, ok. Ok. Bulbasaur. Megapugno. Sciottata. Dritto per dritto. Adesso Sinnaqui deve evolversi. Dai su. La selezione naturale dice che deve evolversi. Stai andando da Bill? Chi cazzo è Bill? Quello che hanno pensato tutti. Onyx Scarp. Di che tipo è? Oh cavolo. Oh cavolo. Siamo fregati. Vabbè dai. Però splash. È un po' troppo forte per noi. Esatto, è un po' troppo forte per noi. Vai Spyro, fai qualcosa. Che non sia questo. È giustamente sassata. Dai, inseguimento. Ah, inseguimento è più efficace. Un altro inseguimento. Dai. Ah. Gli allenatori del luogo vengono qui per fare pratica. Io vengo qui per non farmi rompere i coglioni. E puntualmente trovo gli allenatori. Oh, turno di Crash. Ma non è abbastanza. Pestone. Perché pestone? Perché toglie così tanto? Ruota fuoco. E questo non resisti però. Livello 22, che sia la volta buona che si evolva? No, Spyro no. Beh, non è proprio fortissimo. Qualcosina però mi ha fatto, l'ho sentito. 186, oh no. Dai, vaffanculo. Mi sa che si evolverà a livello 50. Mister Rankin, è vero. E poi di nuovo Singapore. Papà mi ha portato una bella festa sulla MN Anna, ma se deve ancora salvare. Come fai a saperlo, Gastano? Sai qualcosa che io non so. Luigi, cavolo! Come faccio a farlo fuori, Luigi? Anche lui mi ha fatto un mega pugno. Non resisterei mai alla grande potenza di un Mister Enki. Ruggito. Che verso era? No! Per fortuna! Avevo già sentito il dolore. E Luigi è partito. Per la luna. Mi ha scoperto, non ho un papà. Mi ha scoperto. Giù. Andavo. Ma però Sinnaqui è quello che le prende più di tutti, eh. Oh, ciao, il mio arrivato è forte. A me sembra una sega. Ma come faccio a sapere qual è? Coltellino svizzero di nuovo. Dai, braciere. Non gli ho fatto molto. Corpo di fuoco. Brucia cartellino svizzero. Coltellino svizzero, non cartellino svizzero. Cos'è il cartellino? Dizionario. Dizionario era un osso duro. Devo curare. Non ho nulla. Ok,
Vabbè, ma andiamo avanti così. Bracere. Non dovrebbe essere forte sul dizionario, perché non dovrebbe essere di tipo erba o di tipo legno, esiste. Tipo carta. Dai. Boia. Cosa faccio adesso? Rischio, rischio. Rischio. Sin da qui sei una merda. Fatelo dire. Espiro di nuovo. Crepa per bruciatura adesso. Livello 22. Non era proprio. Dicevamo. E mi sono incastrato. Questo è forte. Questo no, ma è scarso. Sai mica che ore sono? Le 7 e un quarto. Bulbasaur di nuovo. No, da nob avventuriero. Siamo noob tipo. Dai, non puoi fallire qua. Bravo. Crostata. Corpo di fuoco. Bastardino. Tentava di farmi male, ma invece. Nachos. Spero sia debole il fuoco. No. Colpo karate un nacho. Ah, perché anche di tipo normale sin da qui, è vero? Ivysaur. Ah, Ivysaur. Capita, 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 capita. Vabbè, ho finito. Ma sì, azione. Bene. Infernape. Questi giochi di parole mi fanno venire male al cuore. Erugito. Manca pochissimo. Io tento, ci sto? Anche dritto per dritto gli ho fatto. 23. Evolviti, comando. Vaffanculo. Mister Enki. Oh, è una legge. Dopo il secondo scontro, sin da qui crepa. Sono un tipo giusto, io ho allargata. Ma guarda che è un uomo. Ah. Aiuto. Dai, Mister Enki. Mister Enki è il più. Mister Enki, mi hai tradito. Non ha funzionato. Nazareth. Mega pugno. Ah, Devoluso. Ah, accidenti. Cosa mi dice? Fate entrare il mio ragazzo e mi consolerà. Ma si chiama Franco. Sin da qui, Spyro. Spyro al duo Pip, che. Ok, è meglio di no. Forza segreta, la metto dove cazzo gli pare. Sto qua ha le convulsioni che si muove così veloce. Ce l'hai un euro? No. E tu? Nadret, sin da qui ti prego, resisti. Almeno stavolta, almeno stavolta resisti. Una volta sola devi combattere. Cos'è? Ah, Sandclan. Ruota fuoco. Fortissimo. Ok, non facciamoci. Devo comprarmi la merenda, vabbè. Poraccio. Resterà lì a morire di fame. Perché io un euro non ce l'ho. E però vado a passare attaccato al laghetto per evitarmi, vero? Ah, il raggio di. Ah, il mio raggio di vista è 3. Ma che. Ah, 3 caselle. Se si possono definire caselle. Grazie al dritto per dritto o grazie all'abilità di Spyro? Patrick era un osso duro. Vediamo. Come non detto. Non è durato. È durato pochissimo. Plankton. Ma Plankton mi fa sempre ridere. Cavolo, sei forte. È resistente. Inseguimento? No. Incoronata. Va sempre a segno. Ritirata. Perché? Ritirata, sapete perché? Dimmi di. Cosa? Trasformazione. Volevi. Fatto fuori. Non ti invidio mica. Vediamo. Vieni dal Monte Lucio, mi dai un Clefairy. Una fetta di culo. Mister Enki e Cyndaquil. Quante volte l'ho ripetuto? Andiamo da Bill. Credo sia Bill questo. Ehi tu, sono un Pokémon, no, anzi, chiamami Bill. Ho comprato questo costume da Pokémon per la festa di maschera sulla MNA. Solo che ho appena saputo che non è una festa di maschera. E questo.
è che questo costume mi piace così tanto che ho deciso di viverci. Non me lo levo da talmente tanto che vi si è sviluppato un ecosistema all'interno. Forse è il caso di lavarlo, se mi aspetti qui lo vado a mettere in lavatrice, ok? Promettimi di non usare il PC, ci sono foto molto private, vado. E ovviamente, ora vediamo i segreti che nasconde. Oh Cristo! Ah. Eccolo qua. Hai visto le mie foto? Mi spieghi come diavolo ci è finito quel Poképlauto lì dentro? E ci sono caduto sopra? E questo dovrebbe essere un gioco per bambini. Ma lo sa il programmatore di aver assunto un ben partito come te. Dai amico, dimentichiamoci quello che è successo. Tieni, per il tuo silenzio. Guidi la tua nave. La nave MNA è qui vicino, mi hanno invitato a una festa. Perché non ci vai tu al posto mio? Non oso immaginare che razza di feste potrebbero invitarti. No, tranquillo, niente Poképlauti. Niente Poképlauti. Questo posto è famoso per gli appuntamenti fra innamorati. E solo potessi affogarla silenziosamente, senza attirare l'attenzione di tutti. È quello che pensano tutti. Torniamo indietro. Nel frattempo. Ah! Missione compiuta, mio signore, ho rubato il fossile. Eccellente, se le voci riguardo a questo fossile sono vere, state pensando a quello che sto pensando io? Credo di sì, mio signore, ma come convinceremo i 7 nani a non depilarsi, a depilarsi le gambe? No, razza di idiota, con il fossile potremo prendere controllo di qualsiasi istituzione. Avremo un totale controllo. Giusto, signore, Casa Bianca, Pentagono. No, la RAI! Finalmente tornerà in onda la Melevisione, non solo in Italia, in Mondovisione. Ah, ah, ah. Ma signore, i bambini di oggi non sanno neanche più cosa sia la televisione. Ora guardano tutto in streaming. Streaming? Ha ragione. Perché nessuno mi aveva avvisato? Allora basta che mi apressi. Bastava che mi apressi un canale su YouTube. Esatto. Acipigna. Levatevi dai piedi, razza di incompetenti. Ma guarda, guarda che razza di discepoli che mi ritrovo. Una checca e un chihuahua. Perché Lupo Lucio è un chihuahua. Devo andare ad aprire un account su YouTube. Le cose si fanno serie per Tonio per Tonio. Come faremo a batterlo una volta per tutte? Andiamo di qua. Ci è trovato. Questo si è spostato. Sì, lo zampino degli animali. No! Curiamoci. O almeno curiamo i Pokémon. Easy. Pokémon, tra parentesi, Pokémon. Sono mutazioni genetiche, ambigue. No. Perché sono entrato qui? Vediamo. Quei comunisti ora non approvano nemmeno l'uso dell'MT. Dove andremo a finire? Questo? Su! Quei maledetti comunisti, guarda cosa hanno fatto qui. Hanno rubato un MT per insegnare ai Pokémon a scavare una fossa. Mi era costata una vera fortuna. Uguale al dialogo. Ehi, fuori, non ti ho permesso di stare qui. Chi? Io sono un semplice passante, non mi credi? Copia e incolla. Rivoluzionario Nachos, ma niente può contrastare Mr. Enki. Neanche un Nachos gigantesco. Peccato, un vero peccato per te. Nachos è crepato. Gloom. Megapugno, se non sbaglio. Ma proprio leggermente più resistente, eh. Già. Cosa ci dice adesso? È ora di finire con questo MT. Sono a forma di CD dove pensi che li infili nei Pokémon per far imparare le mosse. Effettivamente. Ok. Restituirò l'MT, ma promettimi che non finirà nel colon di qualche Pokémon. Recupera MT. Meglio che mi sbrighi, assa la vittoria sempre. Comunisti. Ah, la palestra, è vero, mi ero dimenticato che c'era anche una palestra qua. Se la fai? Io dico che per sapere. Sì. Aspetta. Così insegnerò a Diglett a scavare fosse senza MT, anche perché un Diglett che non sa usare fosse quantomeno disabile. Beh, non fa una piega il ragionamento. La palestra, giusto? Ah. Il coso andare a letto con qualcuno è molto diverso che scambiarsi mi piace su Instagram. Credo che l'abbiamo capito tutti. Patatamon. Perché patatamon? È forte questo, è andato poco. Sì che è forte. Sheldon. Ok.
Beh, non è molto efficace, però avete visto quando l'ho tolto. Super suono Sheldon, guarda caso. Azione. No, mi ha resistito. Però corpo di fuoco non delude mai. Hai sconfitto lui. Purtroppo però è una citazione vera. Ora se non sbaglio c'è solo un altro Pokémon da far fuori. Che è quello lì. Chi è il capo palestra qua? Ricorda le cose belle, non durano un cazzo. Già, già, già. Tipo Shadow. Perché Shadow? Ombra? Ipnosi, fottiti. Non riuscirei mai a fottermi il mio Spyro. Non durano un cazzo. Porco di Emma. Complimenti. Sit Clapis. Ora devo sistemare tutto. Datemi un secondo. Ti livello un pochetto. Level up finito. Vediamo un po' chi è il capo palestra. Perché sono sicuro di capire chi è. Ciao, sono Francesco. Merda. Ciao, sono Francesco Soleador. Francesco Soleador WhatsApp. Cazzata. No, davvero, in realtà lo adoro. Credo sia utilissimo, ma sarebbe più bello se la gente rispondesse al cover visual. Sole, cazzo, metti una virgola, qualche spazio, non si capisce mai un cazzo di quello che dici nei video, meno male. Aspetta, devo scrivere uno stato su Facebook, ricorda chi fa da sé per te. Ma perché tutti devono ricordare le cazzate che dici? Lottiamo o no? Sono 2 minuti in questa palestra, già mi viene voglia di ingerire del cianuro. Ok, vediamo un po' quali Pokémon. Fatto bene, Francesco Sole. Oh cavolo, WhatsApp. Credo che dare qualche problema al mio sindaco qui. Ma non abbastanza per batterlo. Ha resistito bene una ruota a fuoco. Perché fallisce le mie ruote a fuoco? Che cosa vi dicevo? Mai sottovalutare corpo di fuoco. Mai. E intanto adesso crepa. Come voleva si dimostrare? Oh, cavolo, doppio visualizzazione. Questo è un degno avversario per il mio Spyro. Lui. Ma sì, dai, finito. Ora post-it. Mr. Enki, sai cosa fare? Il mio asso nella manica. Mr. Enki contro post-it. Mega pugno. Oh cavolo. Pensi davvero di fare qualcosa al mio Mr. Enki? In serio? Un'altra azione dopo. Cavolo. Foglie lama. Cavolo. Spero si svegli presto Mr. Enki. Cavolo, dai, mi sta facendo metà vita solo, metà vita. L'ho sciotto. Sì, ma porca. Aspetta che mando avanti. Sì, credo che lagherà. Credo che lagherà, quindi non meravigliatevi se lagga, eh. No. Io non ho super pozioni. Non ho super pozioni. Dai. O forse sì. Vediamo. Non posso. O forse sì. Oh, è sempre meglio di restare con così poca vita. Ops. Sì, dai. Sì, vai. Mister Enki, campione del mondo. Siamo riusciti a battere Francesco solo al primo colpo. No, dai, basta. Ah, ma allora ti è arrivata la doppia spunta blu e non mi hai risposto. Ma quanto l'odio. Allora io credo che le persone che ci deludono possiamo perdonarle solo 2 volte. Prima dicendo vabbè è fatta così, la seconda dicendo vabbè fa culo. Ho ricevuto post-it, ma lo metto dove cazzo mi pare. Ricorda, gallina vecchia fa buon brodo. Lo terrò a mente. Cioè, complimentatevi con me perché sono riuscito a batterlo al primo colpo. Adesso parlo come... Io la descrizione adesso la faccio come Francesco Sole. Scrivo, vabbè. Va bene. No, prima di ricaricare voglio darvi il saluto. Avete visto Francesco Sole? È stato un post-it, è stato un vero osso duro.
ma non è stato abbastanza per far fuori il mio Mr. Enki, che è ancora il campione indiscusso dei miei Pokémon. Anche se sin da qui si è rivelato un po' una pippa, perché ha su due schiaffi, ne ha presi tre. Vabbè, dopo questa ultima perla di elevata poesia ai livelli di Dante, vi saluto. Ciao a tutti!